Quindi si torna in quando con questo servizio controllo la cosa forza all'epoca nel 73 il fermentatore della Gloriosa, insomma, del dire, le situazioni sono radicalmente cambiate e sapete tutti qual è l'emergenza migratoria che interessa il nostro paese. Guardate bene, non è riguardo solamente i cosiddetti finestrelli dei nostri italiani, ma per effetto di movimenti secondari sul massiccio di migranti anche di fronte interno, la Francia, la Svizzera, con l'Austria, le polemiche di Vampano ultimamente, perché quella dell'Austria girava l'esercito, ma grazie forse anche un piccolo merito nostro è stato fatto in modo che il flusso migratorio secondario non interessasse quella frontiera, perché si è girato nell'altro. Secondo me, tra le frontiere terrestri e il confine, questo confine ha storicamente il valore maggiore, la tradizione, se non più agevole, è quello più frequentato. Abbiamo avuto l'affluenza negli ultimi mesi, negli ultimi 2 anni, di oltre 10.000 migranti, 1.500 dei quali sono stati trasferiti, trattati in questa sede con l'aiuto della struttura, con l'aiuto di tutte le forze di polizia presenti. E trasferiti in hotspot, in particolare a Taranto, con la collaborazione del Dipartimento di Libertà Civile delle prefetture, perché oggi non si può prescindere da un concorso sinergico, è finito l'epoca dei compartimenti. Tutti devono lavorare in cordata per un bene comune, per l'interesse comune. Una volta c'era forse più una specificità di un organismo personale, mantenendo le specificità, non si può prescindere da un concorso insieme con tutto il territorio e riconoscendo la responsabilità in particolare del questore, del prefetto, che comunque rappresentano l'autorità di pubblica sicurezza a livello provinciale, quindi deve essere rispetto generale. Come aggiungo solamente un tassello a tutto questo, la situazione è radicalmente mutata, adesso a pochi passi ci sono i francesi, gli educati francesi, la gendarmeria francese. Questo è un altro aspetto che connota il progresso, l'evoluzione di questa specialità, che indubbiamente ha assunto una connotazione che va al di là del semplice controllo passaporti per assumere una dimensione assolutamente più ampia di sicurezza e domestica. Ringrazio naturalmente il dottor Santa Croce per questo invito, ringrazio il personale di polizia che si adopera costantemente e ha dato una performance eccezionale in questi ultimi mesi. E quindi poi fra l'altro lo posso prescindere dal fatto che sono ritornato in un luogo a me. Grazie.